Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, benvenuti in questa nostra diretta quotidiana, una diretta talassica e atarassica. Un caro saluto a tutti dal Pelago Piceno, grazie per essere con noi in questa diretta, grazie a tutti quelli che si collegano su tutti i nostri canali social, seguiteci su tutti i nostri canali social, ogni giorno, anche se nelle vacanze di Natale un po' più con calma, languidamente del resto, langsam direbbero i teutonici, abbiamo fatto dirette, ma proviamo a ragionare sempre su ciò che accade. Non posso oggi esimermi dal fare una diretta per commentare ciò che sta accadendo in seno alla Chiesa di Roma. Vi ricordo che potete condividere questa diretta, potete supportarci con le stelline su Facebook, con gli abbonamenti su YouTube o con libere donazioni da www.filosofico.net/sosteneteci. Ripeto, filosofico.net/sosteneteci. Liberi di sapere e di far sapere. Allora, purtroppo, come sapete, le condizioni di Ratzinger vanno peggiorando, non sono buone le sue condizioni. Bergoglio oggi ha detto di pregare per lui, si è rivolto alla cristianità dicendo di pregare per Ratzinger. Le condizioni non sono buone di Ratzinger. Ovviamente auguriamo 1000 anni di vita a Ratzinger. Ha detto di pregare per l'anima di Ratzinger, Bergoglio, ma noi sappiamo che l'anima di Ratzinger si salva sicuramente, perché Ratzinger è stato un giusto, è stato il giusto che si è opposto al nulla della civiltà tecno-nichilista, che ha, grazie Paolo, buongiorno, anzi buonasera, ha provato a resistere tenendo insieme logos kai pistis, ragione e fede, secondo i due grandi presupposti, i due grandi fondamenti della nostra civiltà, e adesso purtroppo sta molto male. Allora, la domanda vera da porre, da un punto di vista canonico e teologico anche, è che cosa succederà il giorno in cui dovesse non esserci più Ratzinger. Speriamo che sia il più lontano possibile quel giorno, lo ripeto. Perché? Perché c'è un enigma che affronteremo anche nel mio corso che partirà da metà gennaio, che si chiamerà Evaporazione del Cristianesimo, un corso online in 6 lezioni. Per info basta andare su www.filosofico.net e trovate tutto. Evaporazione del cristianesimo, la religione al tempo del globalismo, 6 lezioni online aperte a tutti, tenute da me, Diego Fusaro. Ebbene, la verità è che il pontefice attualmente chi è nella cristianità cattolica? È Bergoglio, che è succeduto a Ratzinger nel 2013, o è ancora Ratzinger, che si firma non per caso Benedetto XVI e che non ha mai rinunziato al munus petrino? Questo è il punto importante da sottolineare. Ratzinger nel 2013 rinunziò all'esercizio del munus, ma non al munus petrino. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu rinunzi all'esercizio del tuo titolo di avvocato, non per questo non sei più avvocato. Analogamente, Ratzinger nel 2013 rinunziò all'esercizio del suo titolo di papa, ma non al titolo di papa in quanto tale, al munus petrino, e quindi tecnicamente produsse non la sede vacante poi occupata da Bergoglio, bensì la sede impedita, non occupabile da altri finché Ratzinger fosse rimasto in vita. Ecco quindi che la domanda che si pone ora è: il giorno in cui dovesse non esserci più Ratzinger, cosa accadrebbe? Bergoglio diverrebbe infine il pontefice o bisognerebbe rinominarne un altro? Ecco, è una questione non trascurabile che dobbiamo porre, a mio giudizio. Ecco, vedremo quali saranno gli sviluppi. Intanto mi premeva sottolineare questo aspetto. Poi c'è la questione, naturalmente, della guerra, che continua anche in questo finale di anno, e ci dovremo chiedere se la guerra continuerà anche l'anno prossimo o se invece si troverà una soluzione. La speranza ci indurrebbe a dire: finirà la guerra, si troverà l'accordo, la pace, si tornerà a rapporti distesi. La ragione, però, che corre meno rispetto alla speranza, ci dice che forse, purtroppo, questa guerra continuerà anche nel 2023, poiché i presupposti non sembrano essere ottimi sotto questo profilo, e quindi anche di questo bisogna ragionare
limpidamente e serenamente, come sempre proviamo a fare in maniera pacata e riflessiva. A proposito di religione, chi mi segue sa, ed è anche il tema del mio nuovo libro che uscirà a gennaio e sarà anche il tema del corso di cui vi dicevo, Evaporazione del Cristianesimo, cercatelo su www.filosofico.net e iscrivetevi se vi interessa. La mia tesi è quella secondo cui di fatto stiamo assistendo all'evaporazione del cristianesimo. In sostanza, il cristianesimo, lungi dall'essere espulso dall'Islam o da altre fedi, viene meno per cause endogene, cioè si spegne da sé, contrastato dalla religione del nichilismo e della tecnica. Ecco allora che prosperano in questo cristianesimo morente, in questa agonia del cristianesimo, come la chiamava il filosofo Unamuno, prosperano articoli vuoti come quello di Michela Murgia, apparso il giorno di Natale, che diceva che i cristiani con Gesù bambino si rivelano incapaci di accettare la complessità. Ecco, queste tesi banali, sciocche e vuote riempiono le prime pagine dei quotidiani nazionali e voi capite a che livello siamo giunti, c'è poco altro da aggiungere. Temo è quella che io chiamo appunto l'evaporazione del cristianesimo. Badate, Michela Murgia, che oltretutto a parole si definisce pure cristiana, mi pare di aver capito, che rappresenta al meglio questo principio che io ho definito della evaporazione del cristianesimo. Ecco, vedremo quali saranno gli sviluppi, intanto noi proviamo a ragionarne. Grazie a tutti voi che ci state seguendo, grazie a chi prende le stelline, grazie a chi ci supporta su filosofico.net/sosteneteci, grazie anche a chi si sta iscrivendo al corso, siete già in tantissimi, parte a metà settembre, si chiama Evaporazione del Cristianesimo, la religione al tempo del globalismo, è tutto online, quindi potete seguirlo ovunque voi siate, in 6 lezioni. Per info e iscrizioni andate su www.filosofico.net. Già che ci sono, ne approfitto anche per ricordarvi i prossimi appuntamenti in presenza. Ci vediamo il 12 di gennaio a Rapallo, in provincia di Genova, per una giornata insieme sul cristianesimo e la sua evoluzione. Poi ci vediamo il 14 di gennaio a Boissano, in provincia di Savona, per una serata filosofica con cena e discussione. Poi ci vediamo ancora, per chi sarà interessato, il 27 di gennaio a Pavia, anzi a Vigevano per l'esattezza, in provincia di Pavia, per una serata filosofica. Ci vediamo ancora anche il 20, 21 e 22 a Pedaso, in provincia di Fermo, per una 3 giorni sul cristianesimo, filosofia e cristianesimo. Trovate tutte le info scorrendo le mie stories o sempre facendo riferimento anche alla mia email fusaro@filosofico.net. Se ve la dimenticate, poco male, andate su www.filosofico.net e trovate tutto. Se anzi volete organizzare anche voi una serata, un incontro pubblico o privato, una cena filosofica con il sottoscritto, scrivetemi, basta andare su www.filosofico.net e trovate facilmente la mia email. Ecco, e quindi questo è un po' quello che sta accadendo, ne approfitto per provare a ragionare insieme a voi di tutto ciò che accade. Ecco, grazie a tutti, non mi resta che augurarvi una buona prosecuzione di giornata. Vi ricordo che se ritenete utile ciò che facciamo, liberi di sapere e di far sapere il nostro motto, potete supportarci con libere donazioni e abbonamenti da www.filosofico.net/sosteneteci. Grazie di cuore a tutti, un caro saluto talassico e atarassico da Diego Fusaro.